L'utile e il dilettevole. Prevenzione. Fai da te. Curiosità. Consigli e tanto altro. Un programma di Cosimo Guadalupi. Buonasera a tutti, sono Gianrocco Enrico, ci troviamo nel mio laboratorio e siamo qui oggi per presentarvi alcune tipologie di pane tipico locale, come un casereccio marchigiano, facciamo dalla caccia a Nans e tantissimi altri prodotti nostri tipici. Abbiamo oggi tre tipologie di farina, tutte e tre macinate a pietra in un mulino locale in Ascoli. E abbiamo un Illico, un Bologna e un Senatore Cappelli di grano duro. Impasteremo queste tre farine soltanto con lievito madre, acqua e sale per fare questo casereccio marchigiano. La terza farina. Lievito naturale. Abbiamo messo 10 kg di farina e aggiungeremo all'inizio 5 litri d'acqua. Iniziamo ad impastare. Abbiamo preparato il sale, che metteremo soltanto alla fine quando l'impasto sarà ben formato. Caccia a Nans. Caccia a Nans è una sorta di pizza che in antichità veniva proprio, come dice il termine, caccia a Nans, venivano tolte dal forno prima del pane, serviva proprio per stemperare e rimettere a temperatura il forno che poi andava ad ospitare il pane per un'ora, un'ora e mezzo circa, insomma, in base alla pezzatura che veniva fatta. Quindi metteremo farina nazionale bianca, del lievito di birra, aggiungeremo un pezzo di lievito e acqua e soltanto alla fine aggiungeremo un 5% di olio extravergine. Lasciamo impastare sempre molto piano. Dell'acqua, calcolando che dobbiamo arrivare a un 60% di idratazione. Come si può vedere già dall'impasto, abbiamo un impasto molto scuro rispetto alla bianca, perché comunque, essendo una farina macinata a pietra, la troviamo integra nei suoi componenti. Quindi troviamo la parte integrale, troviamo il germe del grano, quindi tutti i profumi che il chicco del grano può darci. Lo lasciamo lavorare per circa 10 minuti, 15 minuti, affinché l'impasto sia ben asciutto e idratato. Andiamo ad aggiungere un pochino d'acqua per il nostro impasto delle caccia a Nans. È importante comunque aggiungere dell'acqua sempre poco alla volta. Iniziamo ad aggiungere il resto dell'acqua. Allora, accendiamo il forno, portiamo a temperatura, indicativamente per il pane
viaggiavo intorno ai 180 gradi, che poi saranno sempre temperature di riferimento, insomma, perché ogni forno ha una sua impostazione, una sua taratura di sonda. Ok, ecco qui. L'impasto sta diventando bello liscio, infine aggiungere il sale. Aspettiamo un attimino che il sale venga assorbito e asciughi bene l'impasto. Mentre sulle cacce annanze possiamo vedere che l'impasto inizia ad essere bello liscio e aggiungiamo l'olio extravergine di oliva. Ancora un filo d'olio per riuscire a togliere meglio l'impasto delle cacce annanze. L'impasto è pronto, bello liscio, e siamo pronti per tirarlo fuori. Allora, lo lasciamo riposare per circa mezz'ora. Lo copriamo bene con un panno e poi formeremo i pastoni. Passate circa mezz'ora, andiamo a formare i pastoni delle cacce annanze. Facciamo circa 800 grammi. Lascia, me la faccio. Allora. Ecco. Andiamo a formare i pastoni. Mettiamo della farina. Formiamo i pastoni. Lasciamo lievitare i pastoni per circa un'ora. È passato circa mezz'ora, l'impasto ha finito di puntare, andiamo a formare le pezzature del pane. Facciamo circa un chilo. Come possiamo vedere abbiamo un impasto molto grezzo, comunque da farina macinata a pietra. Andiamo a dare una prima tirata all'impasto. Formiamo questi pastoni e li lasciamo riposare per circa 10 minuti. Poi andiamo a fare la formatura finale della pagnotta.
Ecco qua. Copriamo. Allora, adesso lasciamo riposare 10 minuti, un attimino che l'impasto perde tenacità e andiamo a formare i nostri caserecci marchigiani. I nostri pastoni hanno puntato, hanno perso tenacità e andiamo a formare quella che è la pagnotta. Ne facciamo di diverse tipologie. Allora, un pochino di spolvero e la andiamo ad appoggiare sulla tavola. Allora, cambiamo forma, facciamo il classico marchigiano. Ecco qua. Poi avrà un'apertura naturale. Accorciano leggermente, non lo metto proprio lungo così. Allora, facciamo un'altra forma. Ecco qua. Allora, adesso lasciamo lievitare per almeno un'ora, un'ora e un quarto a circa 28-30 gradi, che è la temperatura ideale dove i lieviti riescono a riprodursi, a sprigionare tutto, insomma, la loro efficacia. Allora, spianiamo le nostre cacciannanze, questa pizza tipica usata in antichità per stemperare il forno prima di infornare il pane. Abbiamo un impasto, come abbiamo visto prima, con il 70-75% di idratazione e olio extravergine d'oliva. Cerchiamo di bucarle con le punte delle dita per non sgonfiare tutta quella che è l'anidride carbonica che ha prodotto il lievito naturale. Le andiamo a condire con sale, rosmarino fresco, tipica pianta mediterranea, dell'aglio, e olio extravergine d'oliva. Possiamo anche lasciare aperto. Sale. Oh,
trascorsa circa un'ora e mezzo, andiamo ad infornare le nostre pagnotte. Ok. Si aprono naturalmente. Ok, adesso lasciamo cucinare il nostro pane per circa un'ora e mezzo. Un'ora e mezza di cottura, ecco il nostro risultato. Abbiamo questo casereccio marchigiano dal colore strepitoso, cottura perfetta, sentite il suono del pane cotto, il profumo ci dispiace che non riusciate a sentirlo, ma è ineguagliabile. E vogliamo provare a tagliarlo, se mi porto un così vediamo bene un attimino anche l'alveolatura e la struttura della mollica. Vediamo le diverse tipologie di forma che abbiamo creato. Eccolo qua. Ancora fumante, riusciamo a vedere la struttura dell'impasto e soprattutto questa farina grezza macinata a pietra che ha comunque caratterizzato sia il gusto ma anche il colore, insomma, del nostro pane. Questo pane è un consiglio che posso darvi per la conservazione: una volta freddo in un sacco di cotone in un luogo asciutto, non in frigo, no sacchi di plastica, così resta bello croccante e piacevole, insomma, da mangiare a tavola. Arrivederci a tutti. L'utile e il dilettevole. Prevenzione. Fai da te. Curiosità. Consigli e tanto altro. Un programma di Cosimo Guadalupi.